Innanzitutto occorre ricordare che esistono tre modi di operare che vengono impostate con la pressione di altrettanti pulsanti. Da memoria, per far eseguire al CNC un programma precedentemente registrato. Edit, per inserire, modificare o annullare un programma. Manuale, per tutte le operazioni di preparazione e gli interventi a bordo macchina. Per ognuno di questi modi è possibile visualizzare una serie di informazioni tramite schermate video che vengono richiamate da appositi tasti funzione. Passando ad analizzare le funzionalità del monitor, è importante evidenziare come l'operatore a bordo macchina abbia la possibilità di visualizzare sullo schermo tutte le informazioni riguardanti i programmi, gli utensili, i parametri di lavoro e tutti gli altri dati che sono stati inseriti o che vengono comunicati dal CNC e relative alle operazioni che via via vengono eseguite. Ci si riferisce principalmente agli schermi che consentono di visualizzare la posizione degli assi, le istruzioni contenute nei programmi, i correttori e le altre impostazioni, i messaggi e le impersonalizzazioni. Lo schermo posizione si attiva mediante il relativo tasto funzione e prevede tre diverse modalità di visualizzazione: schermo della posizione del sistema di coordinate del pezzo, chiamate anche coordinate assolute, schermo della posizione nel sistema di coordinate relative e schermo generale. La prima modalità, che come detto si riferisce al sistema di coordinate del pezzo, permette di visualizzare la posizione corrente dell'utensile per quanto riguarda gli assi X, Y e Z, riferita al punto scelto come zero pezzo in fase di programmazione. Il secondo schermo visualizza invece la posizione cosiddetta relativa, cioè un sistema di coordinate stabilito dall'operatore. Per passare da una modalità di visualizzazione alla successiva si possono utilizzare i tasti posti immediatamente sotto lo schermo, chiamati tasti software, in corrispondenza della voce desiderata, oppure si possono visualizzare le pagine in successione in modo ciclico, premettendo ripetutamente il tasto funzione. Un'altra importante visualizzazione è quella che riguarda lo schermo programma, la cui attivazione si ottiene premendo sul secondo tasto funzione. Questo schermo permette di vedere il listato in linguaggio ISO, sia in modo edit, per poter leggere il programma e apportare eventuali modifiche da tastiera, sia in modo memoria durante l'esecuzione del programma stesso. È possibile vedere sullo schermo l'intero contenuto del programma, mostrato su più pagine se di una certa lunghezza. Oppure attivare un'altra modalità di visualizzazione che prevede nella parte superiore del monitor alcune righe di programma riferite al blocco in esecuzione e a quelli immediatamente successivi e, nella parte inferiore dello schermo, altre informazioni quali le coordinate assolute, la distanza mancante, la velocità di rotazione del mandrino, la velocità di avanzamento dagli assi e i dati modali relativi ai codici G. Cambiando modo in manuale, è possibile richiamare con lo stesso tasto funzione lo schermo per inserire singoli blocchi di programma, che non verranno memorizzati ma faranno eseguire al CNC singole operazioni necessarie per la messa a punto della macchina, quale ad esempio l'avvio del mandrino per effettuare il riscaldamento o la procedura di cambio utensile per procedere poi al suo azzeramento. Proseguendo con gli schermi di visualizzazione e inserimento dati, accenniamo ad altre tre modalità che verranno riprese e trattate in modo più approfondito in altre lezioni. Si tratta dello schermo Offset Setting, attivabile premendo il terzo tasto funzione, tramite il quale è possibile inserire o visualizzare i dati relativi alle compensazioni degli utensili e alle coordinate dello zero pezzo.
Altro schermo che si richiama con il tasto immediatamente sotto il precedente riguarda la corrispondenza tra il nome attribuito a ciascun utensile, T1, T2, eccetera, e la posizione occupata nel magazzino. Posizione che viene aggiornata automaticamente ad ogni cambio utensile. Con lo stesso schermo, premendo un opportuno tasto software, si attiva la visualizzazione grafica, che permette di seguire in tempo reale il percorso utensile. Infine, lo schermo di aiuto. Premendo il tasto a sinistra del precedente per evidenziare messaggi di errore durante l'esecuzione dei programmi oppure segnalazioni di guasti e anomalie in qualche parte della macchina. Il centro di lavoro a controllo numerico dispone di tre assi di movimento, due appartenenti alla tavola e quindi al pezzo nel piano orizzontale, e uno riservato al mandrino e di conseguenza all'utensile nel piano verticale. Nel piano orizzontale si possono avere i movimenti longitudinale e trasversale, rispettivamente lungo l'asse denominato X e l'asse Y, mentre il movimento verticale del mandrino avviene lungo l'asse chiamato Z. È utile ricordare che, in sede di programmazione, si ipotizza che sia sempre l'utensile a compiere il movimento rispetto al pezzo che invece si considera fermo. Per tale ragione, sulla macchina, il verso dello spostamento dei due assi della tavola X e Y è da intendere esattamente speculare rispetto al tradizionale sistema di assi cartesiani. L'asse X è positivo verso sinistra e negativo verso destra. L'asse Y è positivo avvicinandosi alla parte anteriore della macchina o, come si dice più comunemente, verso l'operatore, negativo in allontanamento. Questo vale, lo ripetiamo, solo per gli spostamenti manuali effettuati dall'operatore sulla macchina. Per quanto riguarda l'asse Z, non c'è differenza con la programmazione. Positivo verso l'alto e negativo avvicinandosi al pezzo. Per far muovere gli assi manualmente si può procedere in due modi diversi: in modalità continua, in termine tecnico modo jog, oppure per passi successivi, modo step. Il primo sistema si attiva con l'apposito pulsante e consente di muovere un determinato asse tramite il relativo tasto, in modo continuo fino a quando il tasto stesso viene rilasciato. Il secondo metodo, attivabile con il pulsante a fianco del precedente, consente di muovere l'asse prescelto di un valore prefissato ad ogni pressione del tasto. Il valore dell'incremento è scelto attivando un pulsante tra quelli posti al centro del pannello di controllo, quelli già visti in precedenza contraddistinti da un triangolino. L'incremento sarà pari a 1 mm attivando il tasto con la scritta 1K. Ad 1/10 mm premendo il tasto con la scritta 100, 1 centesimo premendo il tasto 10, oppure ad 1 micron con il tasto 1. Il numero riportato sui pulsanti ha quindi come unità di misura il millesimo di millimetro.